Bella a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare una cosa epica, ma epica a dir poco. Come convertire mondi da Minecraft PC a Minecraft Pocket Edition. Credo che tutti sappiate cosa voglia dire convertire, se no magari non siete neanche finiti per sbaglio su questo video. Convertire, praticamente trasferire un mondo da, in questo caso da Minecraft PC a Minecraft Pocket Edition o Bedrock Edition, come si vuole chiamare, insomma. La prima cosa da fare è andare normalmente tipo su Google, su YouTube, così, e scaricate la mappa che vi interessa, naturalmente collegati a internet, cosa che adesso io non c'ho. Poi, una volta fatto ciò, andiamo nella, dipende se è un file zip, come zip o rar, molte volte fanno così. Andiamo su, in questo caso, Explorer File, che vi lascio nel caso il link in descrizione. Un attimo che ci sta mettendo un po'. Cerca. In questo caso lo scriviamo tipo download, che è download. Download. E qua in questo caso ci sono varie cose che ho io. Caricate cosa, vabbè, in questo caso io ho scaricato Casa Redstone versione 2.0, di, credo che lo sappiate tutti, Francis Drake, e una mappa per le Bedwars, che è quella che utilizzeremo da vedere oggi. In questo caso, ad esempio, prendo così, se tiene premuto, facciamo altro, estrai in, fate, no, scusate, scegli cartella. Magari lo facesse, ecco, scegli cartella, tu praticamente ti fa la cartella dove sei qua adesso. Adesso non lo faccio perché ce l'ho già, come potete vedere, c'ho tutto già adesso. In questo caso adesso cancello. Entriamo in quest'altra applicazione che vi lascio in descrizione, è un'applicazione a pagamento, costa 3,99 euro, vi consiglio di pagarla perché è davvero poco, però vabbè, vi lascio il link per quella a pagamento e quella gratis. Adesso dobbiamo fare Select desktop level dot. In questo caso noi l'abbiamo estratta da download, quindi andiamo a cercare download, eccolo qua. Quindi clicchiamoci. E le due cose, perché ti fa solo vedere queste due cose? Perché sono le uniche due cose in teoria che possono essere convertite. A parte che le altre sono lo stesso zip. Così infatti, perché in teoria sì, infatti parte sistema. No, è proprio perché sono le uniche cose che possono essere convertite, cioè, perché ci sono. Clicchiamo qua una volta, un'altra volta. Poi qua, level dot. Quello che vi sto evidenziando adesso, non questo qua sotto, proprio level dot, lo schiacciamo e ci manda praticamente questo. Noi schiacciamo converter, converte, e è un processo che ci mette alcuni minuti. Diciamo, è un tutorial breve. Adesso io non lo faccio perché l'ho già fatto. Una volta così, in teoria la mappa è già installata, perché in questa versione, che è di 3 anni fa, di World 2 PE, che vabbè, non chiedetemi bene cosa vuol dire, non lo so bene, eh. Non è che voi andate a ritrovarlo in questo caso ancora download, dove l'avete preso, cioè se fate così non lo troverete. Infatti, non lo trovate. Credo che ci sia anche giusto. Ma in questo caso ci facciamo games. Comunque, se volete vi porterò qualche casa redstone, ora che posso. Games, andiamo qua. Con Mojang, Minecraft Wars. E ce l'avrete già installato. Minecraft. No, nulla. Bedwars Map. Bedwars Map, insomma. E quindi è già messo questa versione qua, te la installa già dentro. Qua hai tutte le varie cianfrusaglie. Vabbè, non mi ricordo neanche, in teoria il mondo di Minecraft IT è questo. No, scherzavo. Questo allora. No, non lo so. Quindi in teoria il gioco, cioè la mappa è già installata. Quindi basterà entrare in Minecraft e ci vediamo appena mi ha loggato, perché ci metterò un pochino. Quindi ci vediamo subito. Ok, raga, siamo sulla schermata normale di Minecraft.
praticamente qua tutto, il mio mino, tutto. Su Play. Cioè io adesso l'ho già aperto perché è un mondo che avevo già installato, però adesso non me lo fa vedere. Parte qua tutte le cose, spoiler di alcune cose, tra cui tutto fuori Kingdoms, che sarà un server dove potrete giocare. Ecco, questo World in questo caso è la nostra mappa. Entriamo subito. Subito per dire, ci vediamo subito. No, dai, vi faccio vedere che non c'è niente, dai. Si carica il mondo, vi ricordo che a me ci mette un po' per problemi di RAM. Ci vediamo direttamente nel mondo che se no ci mette davvero troppo. E come possiamo vedere, siamo entrati nel mondo, un po' buggato in questi casi perché dopo tutto sono mappe che vanno nel PC e ogni tanto ti può anche crashare il gioco, vi avviso già. Infatti a me è già successo che crashasse così, ma proprio perché essendo per PC ci mette un po' a identificare che così. In questo caso è una mappa che se volete ve la lascio in descrizione, che praticamente è tutto fatto apposta per una Bedwars, basta che voi inseriate i command e tutte le varie cose. Come potete vedere è un mondo vuoto, non c'è niente. Qua lo so, sono a livello 100, ma se scendo ho già provato prima, non succede niente. In questo caso abbiamo 4 team, guardiamo se sono i colori dei mace. Direi proprio di sì, manco farlo apposta. In teoria questa qua è che è un pochino meno precisa di alcune. Quella dovrebbe essere quella dei team, ci dovrebbero essere altre 4 e mezzo, che sarebbe quella dei diamanti. Questa qua è un po' più grande, quella degli smeraldi, però vabbè, sono particolari. Però vabbè, raga, era una cosa molto semplice, proprio per farvi capire un pochino come funziona. Che proprio secondo me è una cosa carina. L'unica cosa, dobbiamo stare attenti perché passa davvero poco che il mondo crashi, tipo qua, visto che è un po' di bug visivi, ma vedete che a breve crasha. Vi faccio vedere perché qua, visto che c'è qualcosa, in teoria qua c'è il letto e come possiamo vedere non c'è, ma nel momento che faccio per toglierlo, guardate cosa succede. Visto? Crasho dal gioco, quindi è instabile. Non hanno fatto altre beta, quindi è un po' instabile tutto sommato, però vabbè.